Presidente Seminara, una partita che ha visto l'Atletico mettere in campo con quello che è un valore importante, quello del sacrificio, no? Forse mai come questa domenica. Assolutamente, una delle partite più spigolose e difficili da gestire per la tipologia di gioco dell'avversario. La squadra, pur con l'assenza di Lamarca, per noi determinante per l'infortunio, è riuscita comunque a portare a casa un risultato in modo strameritato, facendo due gol di ottima fattura, quindi avendo solo a sprazzi quel bel gioco che la squadra ha nel suo potenziale, ma che comunque ha determinato la vittoria. I tre punti su questi campi con queste squadre sono molto molto importanti. E poi c'è la qualità del singolo, che nello specifico la giocata di minuto, ma il gran gol di Randis e di Durso dà un valore aggiunto a questa squadra, no? Dal punto di vista dell'organico. Assolutamente sì, questo dimostra che la squadra ha delle grandi individualità, e quindi anche quando viene a mancare quel gioco collettivo che rappresenta la cultura calcistica dell'Atletico, in realtà può sovvertire i risultati attraverso le giocate dei singoli. Oggi sono stati due Eurogol, assolutamente sì. E adesso c'è il ciclo delle partite importanti, in rapida successione ospiteremo Leonzio, Gela, Ragusa. Come lo vede questo campionato dopo quattro giornate? No, io lo vedo abbastanza equilibrato, un bel girone, ci sono delle belle squadre, ma io non ho preoccupazione delle partite con le grandi cosiddette, tra virgolette, perché l'Atletico si esalta in quelle condizioni per le qualità di gioco che abbiamo, perché gli altri ti permettono di giocare. Sono invece le partite come questa, la chiave di lettura riguarda la partita persa a Siracusa, e invece sono appunto le partite come questa che sono difficili da gestire, perché la palla tirata sempre in aria non consente una capacità tecnico-tattica di cui invece la squadra ha bisogno.